I media sono convinti che gli hikikomori siano tutti dipendenti da internet. Molti usano la parola hikikomori come un sinonimo. Ecco, non c'è niente di più sbagliato. Hikikomori e dipendenza da internet sono due fenomeni completamente divisi. L'hikikomori è esploso in Giappone negli anni 80, quando il personal computer ancora non era diffuso, quindi i primi hikikomori rimanevano completamente isolati all'interno della propria camera da letto, senza avere la possibilità nemmeno di un contatto virtuale. La nuova generazione di hikikomori invece è quella che può usufruire di queste tecnologie, può sfruttare queste tecnologie per mantenere un contatto con il mondo esterno. Ecco, quindi è importante distinguere quella che è la causa dell'isolamento dalla conseguenza dell'isolamento, perché se è vero che quasi tutti gli hikikomori abusano delle nuove tecnologie e utilizzano internet per diverse decine di ore al giorno, è anche vero che non le utilizzano come un oggetto di dipendenza, non sentono quella famosa astinenza se non usano il computer per un tot di tempo, se devono fare altre attività che non riguardano il computer. No, di hikikomori, almeno in una fase iniziale dell'isolamento, non sviluppa una dipendenza con il mezzo, ma anzi lo utilizza come lo utilizza qualunque ragazzo della sua età, anche in modo annoiato, semplicemente per passare il tempo. La differenza tra un hikikomori e un ragazzo che invece mantiene delle relazioni sociali, semplicemente che l'hikikomori, passando più tempo all'interno della propria camera da letto, sicuramente si troverà ad usare il PC e internet più spesso. Quindi attenzione a confondere l'hikikomori con la dipendenza da internet, che è una patologia già conosciuta, già studiata, che riguarda tantissime persone che non hanno magari anche problemi di socializzazione, che non si sono ritirati dalla società, ma che semplicemente smettono di fare tutte quelle che erano una serie di attività sociali, proprio perché sono talmente dipendenti dal computer da non riuscire più a staccarsene, quindi da non riuscire più a desiderare altro. Ecco, gli hikikomori non sono così. Alla base dell'isolamento degli hikikomori c'è una scelta motivazionale molto profonda che riguarda appunto la volontà di sfuggire da tutta una serie di dinamiche sociali che causano in loro una forte pressione e che quindi decidono appunto di rifiutare. Ho fatto un video sull'argomento, vi invito a guardarlo, lo metto in descrizione, dove appunto parlo di quella che è la causa madre degli hikikomori, ovvero il desiderio di fuggire dalle pressioni sociali. Ecco, attenzione quindi a non confondere altri fenomeni con l'hikikomori. Spesso l'hikikomori viene confuso appunto con la dipendenza da internet, ma anche con la depressione, viene confuso con la fobia sociale. Tutti fenomeni che possono svilupparsi dopo un lungo periodo di isolamento, ma che non sono poi la causa diretta dell'isolamento. Questa è una distinzione fondamentale, perché se è vero che nell'hikikomori, come in qualunque altro problema, possono insorgere poi delle comorbidità, delle patologie associate, attenzione però a distinguere quelle che sono le conseguenze dalle cause. Quindi, in una fase di diagnosi iniziale, è fondamentale capire se il soggetto che si ha davanti è un soggetto che ha sviluppato una dipendenza con internet o se è un soggetto che utilizza internet come mezzo di contatto con il mondo esterno. Perché, in questo secondo caso, privare il ragazzo del PC è sicuramente un errore, anzi, è sicuramente un grave errore, perché toglie al ragazzo quello che è l'unico mezzo di contatto con il mondo esterno. L'utilizzo del computer per mantenere dei contatti sociali è sicuramente un elemento positivo in fase di intervento, perché se un ragazzo non utilizza internet o se comunque non lo utilizza in modo sociale, lo utilizza solamente per fare attività che appunto non necessitano di uno scambio con altre persone, ecco, in quel caso significa che il suo isolamento è ancora più grave, in quel caso significa che ha perso probabilmente più competenze sociali rispetto agli altri hikikomori che invece hanno mantenuto delle relazioni, seppur virtuali, ma comunque delle relazioni. Un ragazzo che non utilizza internet è un ragazzo più solo, più isolato e che quindi necessita di poi un intervento più complesso per ritornare alla socialità. Quindi il mio consiglio ai genitori è quello di non privare questi ragazzi del computer, di non privarli forzatamente dell'unico mezzo che utilizzano per mantenere delle relazioni con il mondo esterno, perché si provocherà in loro solamente un ulteriore peggioramento del loro stato di isolamento.